Scoppia la polemica su un post pubblicato su Facebook dall'assessore alle politiche sociali del comune di Arezzo Lucia Tanti riguardante l'accesso alla graduatoria per gli asili comunali. Graduatoria provvisoria a scuole comunali dell'infanzia, scrive l'assessore. L'81% degli aventi diritto sono bambini con cittadinanza italiana. Dei primi 20, 18 sono bambini con cittadinanza italiana. Bentornata, normalità. Grazie agli uffici, neanche un ricorso. Sotto al post valanga di commenti, mentre soprattutto l'opposizione che risponde a tono sempre dal popolare social network. Così Francesco Romizzi, Arezzo in Comune. Esistono persone che si professano cristiane cattoliche e forse lo dicono solo perché gli conviene. Nel loro agire quotidiano e politico in questo caso sono la cosa più lontana possibile dalla carità cristiana e dal messaggio di Gesù Cristo. Ecco un esempio lampante di opportunismo e demagogia elettorale. PS. Stiamo studiando le graduatorie e aspettiamo quella definitiva, dopodiché sarò in grado di dirvi molto di più con i dati e le statistiche di chi avrà realmente accesso alle scuole per l'infanzia. Nel frattempo posso dirvi che l'anno scorso i posti erano 164 e quest'anno 127. L'amministrazione comunale attuale ha diminuito di 37 unità i posti a disposizione. I test erano stati fatti nel 2008, quindi credo che se non ci sono sorprese che noi non conosciamo, non sono stati cambiati. A me ha sorpreso un po', dico la verità, conosco bene Lucia Tanti, ne conosco l'equilibrio, conosco anche la scala di valori che lei ha da sempre espresso, quindi sono rimasta molto sorpresa che ci fosse quasi un ipip urrà perché c'erano meno bambini immigrati negli asili. Io credo che i criteri che il Comune di Arezzo ha nel suo regolamento siano criteri al quale bisogna attenersi, e all'asilo entra chi ha i requisiti, non chi ha una cittadinanza in un modo o in un'altra. Questo non significa che bisogna gioire se entrano tutti i bambini stranieri, bisogna gioire se entra chi ne ha diritto, questo è il tema.